e via! Cioè, bellissima la mossa, che ho fatto, la più bella mossa che ho fatto secondo me è stata quella che ho sorpreso il bambino dove dovevo combattere da dietro e l'ho lanciato in cuscino, e secondo me lanciandoli così. La seconda giornata di Osta in Festa è stato un distillato di divertimento. La battaglia dei cuscini ha trascinato genitori e bambini in un'irrefrenabile lotta a suon di morbidi colpi che ha colorato Piazza Roncas di allegria. La mia è stata quella di prendere più cuscini e le persone che erano a terra gliele buttavo tutti addosso. Praticamente gli toccavo la spalla, loro si giravano e gli lanciavo il cuscino sulla faccia. Ma Osta in Festa è stato tantissimo altro. Oltre agli artigiani in Piazza Scianuno, il padiglione Ostart, sabato 17 agosto è stata la giornata dell'Uzzavenne, il mercato dei prodotti locali. Siamo un'azienda giovane, abbiamo iniziato quest'anno e abbiamo una piccola linea incentrata sulla calendula. Abbiamo avuto un buon riscontro sia di persone, diciamo, di Aosta e dintorni che già ci conoscevano già, e sia di turisti. Oggi è stata, grazie alla giornata non troppo afosa, una buonissima giornata, perché la gente, soprattutto nel pomeriggio, ha gradito e assaggiato i nostri prodotti, acquistandoli per portarsi un po' a casa anche un po' di sapori di montagna, di Valle d'Aosta. Molti turisti, però siamo anche alla settimana di Ferragosto, per cui meno male. Devo dire che tutto sommato è stata una bella giornata. I tantissimi turisti accorsi per la manifestazione hanno potuto godere degli sconti dei commercianti in festa lungo tutte le vie del centro. Devo dire che siamo molto contenti, abbiamo lavorato molto bene questi due giorni. E poi, sfidando anche la pioggia, dalle 18 si è dato via alle danze. C'è nel Far West, diciamo così, a metà degli anni 800, e i cowboy arrivavano nei saloon e si scatenavano. Molto figo, molto bella, ci stiamo molto divertendo. Tra qualche minuto inizieremo con l'esibizione di Fitbox. Tutti pronti? Ad abbracciare la città in una miriade di eventi, dai balli caraibici alle coreografie di box che hanno fatto scatenare proprio tutti, fino alla serata rosso-nera dove è scoppiata la vera festa di Aosta, con DJ set sparsi per il centro.